fare un giretto con noi? Tanto che vi costa, non dovete nemmeno alzarvi dalla poltrona. I love it when we do, when we do. Torna all'appuntamento con Chuck Si Guida, un'iniziativa che ha l'obiettivo di sensibilizzare i giovani alla guida sicura, perché viaggiare è un piacere. Se non è sicuro, che piacere è? Ciao Mucco Pallino, sono Lucia Vozza, un agente di polizia locale di Milano. Lavoro all'ufficio educazione stradale e sono qui oggi per presentarvi un concorso che si chiama Chuck Si Guida. Questo è un concorso a premi che è stato fatto in collaborazione con Quattro Ruote, la rivista che ci sostiene. Non c'è un decalogo del bravo automobilista, basta rispettare regole e norme elementari. Ad esempio, non mettersi alla guida dopo aver bevuto è un modo per rispettare se stessi e anche gli altri. I temi sono tre: alcol alla guida, distrazione e rotatorie. Questo concorso è molto importante perché è un motivo in più per aggregare famiglie, docenti e studenti e raccoglierli su un tema che è molto importante, quello della sicurezza stradale, e quindi serve anche da confronto per quanto riguarda tutte le generazioni. In quanto alle ragazze, mai controllarsi il trucco allo specchietto quando sei al volante. Uno dei pericoli più insidiosi è la distrazione, mi raccomando! Come si fa a partecipare? Molto semplice, dobbiamo dire ai ragazzi con il loro linguaggio di preparare dei video sulla sicurezza stradale. E i filmati dovranno essere di durata massimo 2 minuti e per partecipare dovranno essere presentati entro il 4 di marzo. Comunque tutte le informazioni si possono trovare sul sito del Comune di Milano, sul sito di Quattro Ruote o sul sito del Ministero dell'Istruzione. Vi ricordo che questo evento molto importante si concluderà con una giornata dedicata alla sicurezza stradale che si terrà a Milano, all'Auditorium di Milano in via Largo Mahler, il 15 di aprile. E sarà un bel momento per concludere e visionare i filmati vincitori e dove avverrà la premiazione. Cosa dire, nient'altro di più, vi aspettiamo numerosi il 15 aprile. Ciao Mucco Pallino!